Buongiorno, oggi in questo face to face a distanza abbiamo con noi Damiano Ferraioli e Veronica Mura di Egg Finance, nello specifico Veronica Mura, Business Development Manager di Egg. Buongiorno Veronica. Buongiorno Flavio, buongiorno a tutti. E Damiano Ferraioli, responsabile Product e Innovation di Egg. Buongiorno Damiano. Ciao Flavio, ciao a tutti. Come ci stavamo raccontando prima in fuori onda, per te Damiano non, ormai è un appuntamento che è diventato quasi decennale, perché sono 10 anni che ci conosciamo e che facciamo interviste. Per Veronica invece siamo all'opposto, è la sua prima. Esatto, quindi, quindi abbiamo tradizione e innovazione al contempo. Allora, inizierei con Veronica introducendo l'argomento di oggi, cioè la nuova versione LEG 3.0 che è stata rilasciata e continuerà nei suoi rilasci nel tempo fino a fine anno dal 22 di maggio scorso, quindi da pochissimo. A te Veronica chiedo proprio di spiegarci un po' quali sono in generale una panoramica delle novità di Edge 3.0 e quali obiettivi comunque vi siete posti da qui a fine anno. Allora, guarda Flavio, io vorrei un po' riallacciarmi ad una missione che noi stiamo portando avanti ed è partita, diciamo, con grande impatto e direi anche controtendenza nel periodo della pandemia. È una missione, diciamo, che ha l'obiettivo di continuare ad investire nello sviluppo di nuove funzionalità e il potenziamento di servizi che comunque sono già integrati nel nostro CRM finanziario. Ormai siamo diventati il punto di riferimento nel mondo della mediazione creditizia e questo ci ha permesso anche di porre delle solide basi per sviluppare nuove partnership anche nella realtà bancaria, dove oggi siamo presenti grazie anche ad un'importante collaborazione con un primario istituto bancario. E stiamo andando, insomma, sempre più per sviluppare questo ambito molto, molto importante. La pandemia sappiamo, diciamo, che ha bloccato alcuni flussi, ma ne ha accelerato altri, tra cui anche l'evoluzione degli stessi clienti finali. Questo ha comportato anche un'agevolazione, quindi favorito l'evoluzione, soprattutto anche in ambito tecnologico. E le varie realtà che noi abbracciamo, quindi le società di mediazione creditizia, ma anche gli istituti bancari, come insomma poc'anzi dicevo, si sono dovuti adeguare anche al cambiamento di vari processi. Da qui la richiesta sempre più frequente da tutti, diciamo, i clienti che noi ad oggi stiamo gestendo, di avere un sistema, un CRM potente ed efficiente in grado di gestire i processi in modo snello, semplice, ma al contempo in modo sicuro e con rispetto della normativa, perché sappiamo bene che insomma la normativa c'è sempre. Ora, veniamo alla breve carrellata di quelle che sono le principali novità che noi vogliamo introdurre. Sono prima di tutto un'interfaccia grafica completamente nuova, dinamica e configurabile dall'utente. Cosa significa? Che ogni schermata può essere diversa tra cliente e cliente a seconda delle esigenze del cliente. Quindi è un sistema, diciamo, modulabile. Una nuova gestione completamente rivoluzionata per la lead generation. Anche qua, insomma, un'innovazione, un investimento molto, molto importante che abbiamo voluto, diciamo, continuare a sviluppare nel tempo. Abbiamo introdotto un nuovo servizio, uno scoring digitale e finanziario, un'innovazione perché, diciamo, nell'attuale versione non è presente. Abbiamo introdotto un servizio di contact center, sviluppato totalmente, rinnovato totalmente il modulo della reportistica del dashboard, nonché un importante, diciamo, lavoro di implementazione dell'intelligenza artificiale e delle automation. In sintesi, giusto per chiudere, la parola chiave è innovazione. Cioè noi vogliamo continuare ad offrire soluzioni sempre più performanti
e da qui la nascita, diciamo, di Hack 3.0. Bene, benissimo. Sono le cose più importanti. Conoscendo bene i vostri clienti, chiaramente delle tante innovazioni che ci hai raccontato, sicuramente una a cui vogliono avere un po' più di approfondimento sarà quella legata alla lead generation. Dacci qualche highlight in più, insomma, quali sono le novità in questo senso? Allora, il servizio per la gestione della lead generation era strutturato in una modalità che io definisco basica, ossia diciamo che è stato inizialmente pensato per avere poche informazioni commerciali non essenziali per la gestione del cliente. Perché questo? Perché in realtà la lavorazione avveniva in un'ottica di gestione e chiusura della pratica. Quindi abbiamo ritenuto da sempre che fosse fondamentale gestire i lead in un modo completo, sia dal punto di vista commerciale, ma anche da un punto di vista operativo. E così cosa abbiamo fatto? Abbiamo potenziato il modulo introducendo lo smistamento automatico agli operatori interni, diciamo, dei nostri clienti, ma anche agli agenti. Perché non dimentichiamoci che, insomma, abbiamo le società di mediazione creditizia che sono i nostri principali clienti che utilizzano il nostro sistema. Questo smistamento come avviene? Avviene attraverso dei parametri che sono configurabili come sempre in maniera autonoma dai clienti. Faccio un esempio: per territorialità oppure per disponibilità degli operatori attivi in quel momento a lavorare i lead, per numero di lead da lavorare in quella determinata giornata o ancora per volumi. Insomma, ci sono diversi parametri che possono essere utilizzati per avere questo smistamento automatico. Ancora, cosa abbiamo fatto? Sempre in un'ottica di ottimizzazione del lavoro, abbiamo introdotto la gestione dei duplicati. Il cliente, sappiamo, sempre più spesso, avendo a disposizione diverse fonti o canali web, canali diretti magari dell'istituto bancario, non si limita ad inserire una sola richiesta di contatto per prodotto, no? Che può essere la cessione del quinto, il mutuo o altro, e il nostro sistema, sulla base dei dati inseriti, è in grado di raggruppare tutte le richieste inoltrate dal medesimo cliente e garantire un unico flusso di lavorazione, senza dover rischiare una doppia lavorazione, che viene fatta, diciamo, da più operatori. Certo. Cosa abbiamo fatto in più? Abbiamo potenziato tutti i canali di comunicazione, quindi mail, WhatsApp, SMS. Questo permette di gestire il cliente in modo più efficace. Quindi anche qua torniamo su un'operatività più snella, veloce, attraverso anche l'utilizzo di testi predefiniti da inviare ai clienti, anche qua creati in totale autonomia, o addirittura un'assistenza diretta e immediata tramite WhatsApp. Quindi un potenziamento molto molto importante dei canali di comunicazione. Ma questi sistemi sono integrati, immagino? Sono integrati, assolutamente sì, all'interno della nostra piattaforma, quindi un utilizzo anche qua molto semplice, molto diretto, quindi senza dover atterrare su altri servizi all'interno del CRM, quindi è tutto integrato, come diciamo è una caratteristica fondamentale del nostro sistema. Abbiamo potenziato anche il calendario per la gestione quotidiana delle attività, che è integrato con Apple, Microsoft, Google, sincronizzato e organizzato per gestire l'intero flusso di lavorazione dei lead, quindi alert quotidiani sul computer piuttosto che sullo smartphone, che guidano l'operatore o l'agente per avere il controllo totale delle attività da gestire. Non dimentichiamoci la possibilità di fissare degli appuntamenti tramite degli automation. Quindi anche qua una comodità che esce, diciamo, dalla gestione manuale, a cui magari siamo un po' abituati come vecchio retaggio. In ultimo, una cosa innovativa direi, abbiamo inserito il controllo delle sessioni di lavoro, però sempre in un'ottica di miglioramento delle performance. Quindi qua entra più in gioco l'azienda, nel senso che le aziende sono sempre più orientate per offrire il miglior servizio al cliente, quindi hanno difficoltà molto spesso
a monitorare la lavorazione delle singole attività che sono gestite dall'operatore oppure dall'agente. Quindi con l'introduzione di questo nuovo servizio è possibile per esempio avere anche un controllo dei tempi di lavorazione per singolo stato della pratica ed intervenire laddove sia necessario in modo immediato, senza dover magari aspettare delle reportistiche, no? Le famose reportistiche che magari le aziende ogni lasso di tempo, che possono essere settimanali, mensili, si trovano a dover analizzare. Ecco, qua invece sono delle sessioni, dei controlli che vengono fatti in maniera immediata. Quindi anche qua, diciamo, una caratteristica per dimostrare che vogliamo comunque sempre offrire dei servizi più performanti e molto più snelli per gestire in totale il sistema che noi diamo a disposizione, quindi sia lato nostro cliente, quindi le aziende, ma sia lato agenti piuttosto che operatori. Grazie, grazie Veronica. Damiano, ti coinvolgo perché Veronica ci ha raccontato sicuramente di novità molto interessanti, ma più che altro sono, come dire, sviluppi di una parte che in qualche modo già era presente sul CRM, no? Adesso sono diventati più efficienti, migliorati, potenziati. Però la parte di contact center è una novità assoluta, nel senso che prima contattare dovevi avere un sistema esterno. Oggi, sì. Oggi è integrato anche questo. Esattamente. Raccontaci. Certo. Allora, fino a ieri c'è un sistema di lead generation, che ne ha parlato ampiamente Veronica, c'è un sistema di chiamata VoIP integrata, che abbiamo gestiamo da anni, quindi non è una novità in Egg Finance, ma tutto questo non ha un sistema che l'azienda può spingere dall'alto. Quindi ognuno è autonomo, può lavorarlo anche bene, è un contact management, un data entry, ok? Egg Finance ha sempre offerto tanti tool per poter gestire questo in un modo molto elastico, ma mai in un modo centralizzato. Centralizzato che significa? Che io creo un processo standardizzato e sono in grado di garantire una distribuzione su tutto il lavoro dell'azienda. Il modulo contact center fa coesistere operatori di contact center specifici per questo lavoro, in ingresso e in uscita, con anche la rete vendita, perché anche per noi la rete vendita ha una modalità contact center completamente nuova. È il primo prodotto in Egg Finance che in fase beta, quindi quando ancora è in fase di sperimentazione, abbiamo avuto tantissime aziende che l'hanno voluto lanciare, due sono partite proprio in questo mese, prima della messa in produzione, okay, del prodotto, altri partiranno a breve, abbiamo un grande flusso di richieste proprio per l'estrema innovazione. L'innovazione si basa su tre concetti, il concetto che diceva prima Veronica della sessione, quindi la mia sessione è una sessione di lavoro, io non devo andare nel CRM a ricercare lead, a ricercare pratiche, io inizio il mio lavoro, mi verranno proposte le attività che devo fare, le verranno calendarizzate e riproposte nell'ordine che ho definito, quindi l'operatore deve solamente concentrarsi nel suo lavoro, che è vendere, fare il back office o andare a fare altre attività all'interno del CRM. Quindi l'unico obiettivo è quello di premere start nella sessione, analizzare il flusso di lavoro che ricevo e continuare a lavorare. Quindi semplicemente Egg, con tutta una serie di sistemi di automation, intelligenza artificiale che dicevamo prima, sceglie qual è l'attività giusta nel momento giusto e al tempo giusto. Quindi l'operatore dovrebbe solamente concentrarsi sulle proprie attività core e lasciare all'informatica il compito per cui è nata e quello che è il nostro compito, è quello di Egg Finance. Questa attività è veramente rivoluzionaria e quello che stiamo facendo appunto sono quello di potenziarla sempre di più. Quindi è disponibile sia sul nuovo Egg 3.0 che sull'attuale edizione, proprio perché la richiesta è stata talmente esagerata rispetto a quello che erano le medie di richieste su nuovi servizi, che in genere vengono sperimentati nel tempo, provati, eccetera, che abbiamo veramente spinto tutto quello che potevamo in questi mesi per metterlo in produzione. Il concetto di sessione si estende, quindi entra sulle pratiche, entra sul back office, andrà a cambiare completamente anche il nuovo Egg, perché è nuovo anche per la nuova edizione, quindi questo è quanto. Questa è la parte forse più rivoluzionaria, no? del sistema, perché comunque cambiare concetto e modalità di lavoro non è mai così semplice nelle aziende,
governato esternamente dall'informatica fosse più semplice. Sì, abbiamo cercato di rendere semplice un'attività che è complessa. Questo grazie appunto alla tecnologia. Beh, immagino che anche il mondo bancario sarà interessato a questa attività. Le start-up che stiamo avviando sono principalmente nel settore bancario oppure di finanziario, quindi perché chiaramente è un settore in cui avendo magari anche minore di vendita e più dipendenti diventa anche facile imporre una serie di regole. Ma alcune aziende con una rete vendita stanno comunque approcciando a questo nuovo modo di lavorare, perché comunque lo stesso venditore, avere dei lead che magari vengono introdotti dall'azienda, perché l'azienda ha fatto degli investimenti e quindi ha tutto l'interesse ad assicurarsi che venga concluso, in quanto c'è un investimento finanziario nelle campagne pubblicitarie, quindi avere il controllo centralizzato in realtà è un win-win anche per gli agenti, perché comunque l'agente non perde tempo e Egg lavora per lui. Dall'altra parte l'azienda controlla gli investimenti, perché se io avvio una campagna di marketing e investo del denaro, mi voglio assicurare che questo lead venga lavorato in tempi e in modalità giuste. Quindi per questo anche comunque il mondo della mediazione o comunque delle reti vendita distribuite hanno comunque, stanno manifestando interesse in questo nuovo tipo, di lavoro. Anche l'inbound è gestito. Indubbiamente, indubbiamente. Però qui parliamo appunto di canale bancario e non che certo, mediazione. Certo. Senti, a proposito dei potenziamenti, Veronica prima ci ha detto che anche la parte reportistica ha subito un'accelerazione, un'innovazione. Sì, circa un anno fa, forse di più, abbiamo rilasciato in anteprima quella che è la versione 2.0 di Egg, che ha avuto solamente il modulo reportistico e poi siamo andati direttamente sulla 3, quindi non ha avuto tempo di nascere. Abbiamo già introdotto da un anno il concetto di reporting dinamico. Ovviamente era una versione sperimentale che aveva l'obiettivo di rendere semplice un'attività che veniva fatta al di fuori di Egg Finance. Quindi nell'ultimo anno tante realtà che devono fare reportistiche su sistemi esterni di business intelligence hanno iniziato a farlo all'interno di Egg Finance. Nella versione 3.0 questa cosa, oltre a essere integrata e disponibile per tutti, quindi non è più una fase sperimentale, ha un grande vantaggio, che abbiamo introdotto il concetto di dashboard. Quindi le reportistiche generalmente vengono fatte da amministratori o comunque manager con l'obiettivo di controllare la rete vendita o comunque l'andamento economico, eccetera, eccetera. L'andamento finanziario, insomma, tutta una serie di parametri. Col concetto invece di dashboard e di alerting, io ho una dashboard semplice con i dati importanti sempre disponibile. Quindi non devo andare a leggere all'interno di report, ma ho un cruscotto in cui vedo tutto quello che è l'andamento della mia azienda, con misurazione delle performance, quindi se questo mese l'azienda è salita, è scesa su determinati KPI, la possibilità di trasformare un attuale report in un KPI, in un chart, in un grafico. Questo mi permette chiaramente di creare delle dashboard interne, ma anche per la rete vendita o comunque per degli operatori. Gli stessi back office del contact center che parlavamo prima hanno le loro dashboard, in cui hanno il monitoraggio del tempo medio di lavorazione, di quanti lead ricevono, quanti lead convertono. La rete vendita può avere controllo delle provvigioni, può avere controllo del flusso di lavorazione. Gli admin hanno controllo degli operatori più performanti, degli agenti più performanti, dell'andamento anche di volumi di erogato dell'azienda, eccetera. La cosa innovativa, sempre perché le dashboard ci sono e le abbiamo ovunque, una cosa innovativa in Egg Finance che abbiamo introdotto è che le dashboard sono già precreate, quindi non devo gestirle, ma Egg Finance offre fino a una ventina di dashboard che andranno a crescere, già pronte all'uso, concepite per il mondo finance. Dal momento che siamo una società specializzata, chiaramente costruiamo delle dashboard mirate, quindi non c'è un'attività di startup. Io ho la dashboard tempo zero e lavoro. Un'altra cosa importante è il concetto di alerting. Si parlava prima di intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale noi analizziamo, noi, il sistema analizza le vendite e va a proporre degli alert. Quindi cosa succede? Che se c'è uno scostamento di vendite, di operatività, di tempi di lavoro, Egg Finance va ad allertare i manager di questo scostamento. In questo modo, anche senza creare delle dashboard,
in automatico vengono suggeriti degli spostamenti sulla routine, e questo mi permette di avere un controllo dell'azienda molto efficiente. Nulla di nuovo, nulla di nuovo. La cosa veramente interessante è che è integrato e ha dei preset specifici per il mondo finance. Perché se è un software di business intelligence, e tutti i nostri clienti, bene o male, lo hanno sempre avuto, non hanno però una gestione centralizzata, quindi devono rivolgersi a terzi ogni volta per crearlo. Questo può anche coesistere con software terzo, perché ovviamente ci sono dei dati, magari integrati con altri dipartimenti che non sono gestiti all'interno di Egg Finance, per cui abbiamo un sistema che si chiama Replica, con cui questi dati possono comunque finire all'interno di un sistema terzo, e quindi delle dashboard legate alla vendita o comunque a tutto quello che è il mondo del CRM sono all'interno di Egg Finance. Delle dashboard sono completamente separate, dei report separati sono all'interno del sistema di Business Intelligence. Quindi non è per forza una alternativa a un sistema di Business Intelligence. Noi lo vediamo come un sistema di potenziamento di Egg Finance. Perfetto, perfetto. Veronica, invece prima tu ci hai parlato di qualcosa che anche questo ho sentito per la prima volta e mi ha incuriosito, scoring digitale e finanziario. Dacci qualche informazione in questo senso. Sì, ebbene sì, Fabio. Qualcosa di nuovo, insomma, di abbastanza particolare. Noi abbiamo fatto un'analisi. Questa analisi ha portato a considerare valide e anche importanti le informazioni che sono presenti nel mondo, io lo definisco e tutti lo definiamo virtuale, se naturalmente sono sfruttate nel modo giusto, questo insomma dobbiamo sempre precisarlo. E così è nata, diciamo, la decisione di inserire lo scoring digitale. Lo scoring digitale è un servizio che acquisisce tutte le informazioni digitali pubbliche di un determinato indirizzo mail piuttosto che un numero di telefono, per esempio, fa un'analisi se ha WhatsApp, se ha Facebook, se è stata fatta portabilità del numero di telefono, quale compagnia telefonica, da quando è attivo il numero, il dominio, insomma, queste sono le informazioni pubbliche che possono essere raccolte. Queste informazioni che cosa permettono di fare ai nostri clienti? Ad avere una prima indicazione di veridicità dei dati ricevuti dal cliente che inoltra la richiesta, insomma, di contatto e quindi di capire se il cliente finale è reale o fittizio, perché sappiamo che, insomma, nel mondo virtuale, ahimè, ci sono anche, insomma, dei dati non veritieri. Quindi abbiamo deciso che questo è un sistema innovativo per comunque dare una prima entratura del cliente, una prima scrematura, soprattutto per quanto concerne la lavorazione della lead generation di cui abbiamo parlato prima. Un'altra cosa che abbiamo deciso di introdurre, un altro servizio, è lo scoring finanziario. Questo scoring finanziario è valido sia per quanto riguarda il prodotto mutuo, cessione del quinto o anche prestito, e attraverso alcuni parametri lo scoring finanziario è in grado di suggerire il prodotto più adatto alle caratteristiche del cliente. Quindi è in grado di dare delle informazioni sulla percentuale di successo di una trattativa basata su uno storico e quindi un'indicazione di importo, durata che è adeguato però alle caratteristiche del cliente. Vorrei precisare che lo scoring è sempre comunque un supporto commerciale, quindi parliamo dello scoring finanziario, che non è coinvolto nella fase comunque di risk management del prodotto. Quindi parliamo sempre di due servizi prettamente a carattere commerciale, che a nostro modo di valutare l'innovazione è comunque un qualcosa che può dare ai nostri clienti sempre un servizio più performante, quindi continuare nella nostra missione, come ho detto inizialmente, dell'evoluzione dello sviluppo. Ebbene, in conclusione, avete accennato in varie parti di questa intervista all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Oggi è il tema
del futuro, no? Su tutti i fronti. Come lo state approcciando in finance e anche tutta l'attività di automation che invece è già un tema sviluppato, insomma, come state integrando queste due cose e soprattutto intelligenza artificiale, sfruttate intelligenza artificiale esterna o state sviluppando internamente? Allora, ci sono due concetti che sono complementari, che sono le automazioni e l'intelligenza artificiale. L'automazione è una cosa che esiste da molto tempo. In Ag Finance è stata una cosa introdotta negli ultimi 5 anni, sui quali chiaramente abbiamo basato tutto quello il nostro business sul CRM, perché il vantaggio di Ag Finance sono appunto le automation. L'intelligenza artificiale andrà a evolvere e sta già evolvendo questo concetto. Sono due cose abbastanza complementari. L'attuale intelligenza artificiale ha seri problemi compliant nel mondo finanziario. Quindi per ora può essere sfruttata in parte. Quello che noi abbiamo fatto è lavorare sui nostri algoritmi in sicurezza dei dati, in sicurezza del cliente. Quindi è un approccio che consente al cliente di utilizzare tecnologie moderne di intelligenza artificiale senza dover impattare con problemi di compliance non indifferenti. Quindi tutti i dati del cliente restano all'interno del cliente. L'algoritmo impara all'interno del cliente non uscendo chiaramente al di fuori di quel parametro. Attualmente è un limite? Assolutamente sì, ma è un qualcosa funzionante, sicuro e efficiente. Questo per noi è il concetto oggi di AI. Il mondo sicuramente cambierà nei prossimi anni, vedremo cosa succederà. In questo momento quello che facciamo noi è innovare nel limite massimo che possiamo innovare, trovando delle soluzioni, perché anche questa è innovazione, trovando delle soluzioni alternative e in questo caso interne, perché se non possiamo rivolgerci a terzi per un problema di compliance, dobbiamo farlo in casa, che consentono appunto di utilizzare tutto quello che è la nuova tecnologia sull'intelligenza artificiale all'interno. Due esempi molto semplici. Il contact center si basa sull'automation, perché tutte quelle regole automation, e sull'intelligenza artificiale, perché dove l'operatore non definisce un processo, l'intelligenza artificiale trova quel processo. Quindi questo è un esempio, il contact center, di due tecnologie che sono l'automation e l'intelligenza artificiale. Quindi lo usiamo nativamente ormai per tutte le tecnologie che stiamo utilizzando. Ag Assistant è un automation, è il nome delle nostre automation già predefinite. Quindi l'utente ha già dei pacchetti predefiniti di automation e questi li usano ormai da anni. Sì. Li stiamo potenziando, li stiamo integrando dove al posto di definire la tua regola di automation, l'AI, quindi l'intelligenza artificiale, la va a trovare per te. Lo scoring che parlava Veronica è un insieme di dati pubblici sempre orchestrati da un'intelligenza artificiale. Okay. Abbiamo però introdotto due tool in cui il cliente è in grado di creare i propri algoritmi di intelligenza artificiale e i propri criteri di automation. Per l'automation abbiamo un sistema che si chiama Ag Workflow, che consente di disegnare appunto workflow di processo, quindi senza utilizzare delle automation predefinite posso creare il mio. Quindi ho due opzioni. Ag Assistant, automation predefinita, Ag Finance Workflow, creo il mio workflow di lavoro. Stessa cosa per l'AI. L'AI la utilizziamo all'interno del contact center e anche di altri moduli, ma con un sistema di molto semplificato di apprendimento posso caricare una fonte dati, potrebbe essere un report, e in automatico l'intelligenza artificiale mi dà una simulazione. Questo potrebbe essere utile ad esempio per un forecasting di vendite, quindi un'analisi previsionale. Potrebbe essere utile anche per un algoritmo che va a creare uno scoring personale del cliente. Qui c'è un sistema di intelligenza artificiale che rende semplice l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è quello che c'è dietro. Il problema è che se non è accessibile a tutti in un modo semplificato, si chiude. Noi la sappiamo usare, il cliente no. Quello che abbiamo fatto è introdurre un motore che consente al cliente di creare dei propri algoritmi senza dover essere un data scientist, senza dover essere un developer, senza dover fare questo mestiere. Okay? Qui si carica una fonte dati e in automatico si applicano degli algoritmi e quindi posso predire una serie di attività. I casi d'uso sono infiniti. Facevamo un esempio, si possono caricare delle immagini, ad esempio questo è un appartamento, questo è una casa, eccetera, e un mediatore, in base a delle immagini, in base a una serie di cose, è in grado di capire il cliente, il target del cliente, o
l'analisi di una firma, per vedere la validità di una firma. Ci sono tanti casi d'uso, ci saranno delle novità nei prossimi mesi che non voglio anticipare. Bene, benissimo. In effetti le possibili applicazioni che mi possono venire in mente sono tantissime. Quindi aspettiamo con ansia i prossimi mesi per raccontarle una per una. Allora, intanto io vi ringrazio per questa prima introduzione del nuovo sistema. Io direi che ci daremo appuntamento a maggio, dopo l'estate, per raccontare quali saranno le ulteriori introduzioni di innovazione del 3.0. Certamente. Grazie, grazie Veronica. Grazie a te. Grazie. A presto. A presto. A presto.